Ciao a tutti, parliamo di questo libro molto interessante, scritto da Rolly Marchi, firma del giornalismo italiano negli anni 60 e 70. Ricordo anche articoli di Rolly Marchi su Topolino, articoli sportivi per ragazzi, Topolino, Rolly Marchi. Messico Azzurro, un libro sul mondiale di calcio con ricche foto a colori veramente belle, che raccontano il mondiale di calcio. Cominciamo dalle prime foto che riguardano la partita inaugurale del mondiale del 70, Messico Unione Sovietica. Ecco le azioni del gioco. Nazione italiana, Gigi Riva con un tifoso molto giovane che chiede l'autografo, e poi qui si vede praticamente gli italiani quasi nel loro ritiro con Mazzola e Prati con il sombrero. Vediamo azioni di gioco sempre di questo mondiale e arriviamo anche a vedere le partite dell'Italia. Italia-Svezia, dove ci fu l'infortunio Nicolai, ecco le foto. Altre azioni di gioco. Italia-Svezia, vittoria 1-0 con rete di Domenghini. Ci sono dei giornalisti italiani. Poi io voglio farvi vedere le foto a colori principali, che sono particolari, tifoso inglese, per quanto riguarda un big match che fu ovviamente da ricordare, questo Brasile-Inghilterra con Banks, la famosa parata, e vittoria, ecco il gol, qui si può vedere molto bene il gol della vittoria brasiliana. Andiamo avanti, sempre quanto riguarda queste foto, la partita Italia-Israele. Qui vediamo Cera e Boninsegna che guardano il famoso arbitro etiope che annullò due gol alla nazione italiana. E poi Italia-Messico, quarti di finale, Messico in vantaggio. E poi l'Italia segna ben 4 gol ribaltando il risultato. Menghini, due gol di Riva e anche Rivera. Ecco la rotanza dei giocatori azzurri. E poi ci sono... queste foto sono molto importanti perché riguardano la rete... Quarta rete dell'Italia, questo scatto poi è lo stesso scatto che si trova sulla maracca del calcio della Panini del 71, il gol di Riva. Qualche regia abbraccia il giocatore nazionale, andiamo avanti. Italia-Germania, sempre partite, foto, eccole qui, alcune foto vediamo, il gol di Burnic, foto storiche per quanto riguarda questo big match, questa è una foto di Gigi Riva contro la Germania dell'Est, però il pareggio 3-3 di Müller, l'esultanza dei giocatori tedeschi e poi vediamo il famoso gol di Rivera 4-3. Queste grandissime foto che sono storiche veramente per il calcio italiano, e ci sono anche delle foto a colori fine partita e poi la finale Italia-Brasile. Ecco l'azione brasiliana, azione di gioco, il gol e pareggio dell'Italia con Boninsegna, Pelé e Burnic, un bellissimo duello, e poi ci sono le variazioni di gioco che portano alla conclusione del match. Ovviamente ricordare la vittoria 4-1 del Brasile. Termina questo libro ovviamente con lo stadio ormai deserto dopo la vittoria della nazionale